Reggimento. 18 dicembre del 1935 si celebra la giornata della fede, fede intesa come fede nuziale, e l'appello rivolto dal regime fascista ai cittadini italiani affinché donino oro alla patria. E quindi la fede nuziale, e quindi gioielli di famiglia. È la conseguenza delle sanzioni economiche disposte dalla comunità internazionale contro l'Italia, che aveva deciso di avere una propria dimensione coloniale al pari delle tre potenze europee. La reazione del fascismo alle sanzioni sarà l'autarchia, cioè il tentativo di fare da soli con propri mezzi economici autonomi. Funzionò nel senso che con l'autarchia il fascismo ricompattò la nazione e non subì particolari conseguenze. È utile ricordarsi oggi di quell'esito delle sanzioni economiche, perché di fatto storicamente le sanzioni economiche non raggiungono mai l'obiettivo che si prefiggono. Da 2 anni e mezzo la comunità internazionale ha messo sotto sanzioni la Russia di Putin. La Russia di Putin non per questo si è indebolita, si sono indebolite le singole economie nazionali. Tutto questo costa all'Italia 5 miliardi, quindi le sanzioni danneggiano i sanzionatori più che i sanzionati.